Maria Elena Boschi, deputata del Partito Democratico eletta a Bolzano, è tornata nell'Aretino. L'ex ministro delle riforme del governo Renzi ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Paolo Gentiloni è stata infatti ospite delle ACLI alla festa provinciale di Ponticino per un faccia a faccia con l'onorevole di Forza Italia Stefano Mugnai. Torno a casa con molto piacere qui a Ponticino, quindi nel mio comune. E lo faccio soprattutto con piacere con gli amici delle ACLI, perché proprio 5 anni fa qui ho fatto una delle prime iniziative da deputata, proprio una discussione, un dibattito sempre con l'onorevole Mugnai, quindi si ripropone la coppia e mi fa piacere perché parliamo, credo, di temi che stanno a cuore ai cittadini, dal lavoro alle famiglie, alla cultura, a come immaginare un nuovo modello di sviluppo sostenibile ma anche di integrazione sostenibile. E credo che stare tra le persone e parlare alle persone possa essere importante anche in questo momento. Ripartire dalla cultura per sostenere lavoro e sviluppo economico, il tema al centro del dibattito. Ogni euro investito in cultura produce 1,8 euro di PIL per il paese ed è uno dei settori che, come dire, che ha un valore aggiunto più alto rispetto a tanti altri. Quindi credo che si debba percorrere con grande forza, soprattutto in un territorio come quello, il nostro, della Toscana, dove di cultura non ne abbiamo, insomma, da poter mostrare a chi ci viene a trovare, da valorizzare non soltanto per i turisti. Questo vale per il turismo ma vale anche per quanto riguarda il settore della cultura, e devo dire che grazie a Dio la provincia di Arezzo, rispetto ai dati ministeriali sulla capacità di produrre ricchezza attraverso la cultura, è una delle migliori province della Toscana.